Il concerto Giacomo Maggiore al Massimo Cittadino di Nocera Inferiore, tutti uniti, vecchie e nuove generazioni di musicisti in un simbolico passaggio del testimone di secolari tradizioni e valori che hanno consentito il rinnovarsi della gloriosa storia del Teatro San Carlo. L'unico concerto in Italia dove si esibiscono gomito a gomito artisti in quiescenza e giovani talenti senza alcun compenso, uniti dall'amore per la musica e dal ricordo di Giacomo Maggiore e non solo. È nata nel 2004 al Teatro di San Carlo. È nata per ritrovarci con i nostri artisti che erano andati in quiescenza e che per la sofferenza di stare lontani dal teatro non tornavano più a trovarci. Con questo desiderio di rivederci almeno una volta all'anno, il sovrintendente Lanza Tomasi dette il permesso per l'inizio del primo concerto, che poi si è ripetuto ogni anno fino ad oggi. Purtroppo molti dei nostri colleghi ci hanno lasciati, per cui abbiamo pensato di dedicare alla loro memoria delle borse di studio ai giovani dei quattro conservatori della Campania. Quest'anno cominciamo col Conservatorio di Salerno. Il concerto nasce nel 2004 e consente per un giorno di ritornare sul palcoscenico gli artisti in quiescenza del Teatro San Carlo di Napoli unitamente ai ragazzi e ai giovani talenti. Stasera infatti sarà un concerto prevalentemente dedicato ai giovani. I sostenitori del concerto hanno dedicato delle borse di studio in memoria di colleghi scomparsi o persone care che non ci sono più e queste borse sono andate a giovani selezionati da tutti i conservatori, da tutti i quattro conservatori della Campania.